fissato sia gente che mette cazzate, sia gente che trolla. Però a volte questi troll sono tipo, voglio entrare da qualche parte e fa una strage. Solo che ci sta sicuro qualcuno. Tu magari sei a trollare, quindi ti fai tutto un piano per trollare, dove vuoi convincere qualcuno. Però qualcuno veramente si fa convincere e fa tutto quello che è scritto al posto tuo. E infatti su 4chan ci sono stati organizzati attentati, tutte cose così. Davvero? Sì, school shooting si organizzano su 4chan. Shooting settimana scorsa, tipo. Quale shooting settimana scorsa? Uno sparato, un neonazista praticamente ragazzino, ha ucciso 10 persone. E a scuola, uno school shooting? No, non uno school shooting. Ma perché non lo riescono a tenere nelle scuole? Guarda, io ho del gorgonzola che mangio così e senza niente. Tu il gorgonzola lo prendi tipo col cucchiaino e te lo mangi? Sì, proprio. Veramente, fra? Sì, sì, di brutto. Ma tipo, non hai neanche un'idea, cioè, tipo lo mangio, se non mi fermo, lo mangio tutto. Ma fai schifo. ma non sei un essere umano, porco due, ma chi è che mangia il gorgonzola? I gusti sono soggettivi. ma proprio pure la parte quella con il blu, però soprattutto la parte con il blu. Ma certe volte mi mangio la crosta. Certe volte mi mangio la crosta di gorgonzola. Sì, io mi mangio la crosta di qualunque formaggio, pure la plastica. Ricordo leggermente il formaggio. No, il gorgonzola fa veramente schifo. L'ho provato una volta, un cucchiaino da piccolissimo, ho fatto solo la lingua, ho quasi vomitato. Vabbè, ma allora stiamo giocando due campionati completamente diversi. Sì, no, il gorgonzola è proprio il cibo che odio più in assoluto. Ma io mangio anche la crosta, tipo la crosta del parmigiano. No, la crosta del parmigiano, okay. In Abruzzo si mette, non so se... Sì, nel brodo. Sì, no? Sì, ok. Lo so, bro, lo so. Penso che non si faccia solo in Abruzzo. Bro, io sono dead cheese guy, giusto perché sei su YouTube. Aspetta, dead cheese nigga. Sì. Sì, c'è Bai qui dietro, che non si vede, ma è nero. Questo mi ricorda che su Reddit c'è una comunità che apprezza l'acqua e si chiamano Hydro Homies. Ah, sì. Ma loro si chiamavano Water Niggas. Che sceso, bro. Si sono piegati al politicamente corretto. Il ban su Reddit ti costringe a fare. Ah, davvero? Sì. Ah, puoi essere bannato su Reddit? Sì. Infatti penso che non ci sia nessun subreddit che abbia nigga nel nome. Non è tanto redditizio. Si può bannare su... Il subreddit migliore, secondo te? Migliore? Secondo me fanno tutti cagare. L'unica cosa è che quelli che si prendono sul serio, poi quando scrolli per controverso mi spezzano, tipo... Ok, questo è un po' fucked up, ma tipo stavo leggendo True of My Chest, no? Che è gente che confessa cose, e di solito sono robe tipo... Okay. Non ho mai amato mia moglie, robe tipo... Okay. Solo che tu scorri per controverso, mese, il primo è... Credo di aver stuprato la ragazza. Ce n'era uno su un subreddit dove... No, vecchio! Si chiamava... Cioè, quindi... Bro, la modalità controverso su Reddit è bellissima comunque. Quella è una gran opzione. Assurda. Oh, per chi non lo sapesse, modalità controverso è il miglior rapporto tra like e dislike, chiamiamoli così. Cioè, tipo, se si bilanciano di più. Tu lo sapevi? Non sono tanto... Cioè, ci stava un subreddit che non mi ricordo come si chiama, dove... Si rateava il gusto delle cose, ok? Un tizio entrò, fu bannato dopo sto post, e lui aveva fatto un post con dei file PDF in allegato, erano tipo 5-6 file PDF, dove lui spiegava perché, come e da quando gli inizia da piacere mangiare la merda della ragazza. No. E lui tipo punto uno. Ma scusa, è stato bannato? Sì. Dai, non ha detto niente di cattivo. Ma quello era dove si degustavano le cose. Cioè si descrive il cibo, il gusto del vino, il gusto del formaggio. Tutte queste cose così di cibo. Cioè nessuno parlava di culetto merda e cazzo e sperma. No, le cose più strane che c'erano. Perché tipo la prima cosa che mi è venuta in mente è tipo una recensione a... Non lo so. Questo aveva fatto il CDF con tipo 10 punti il cazzo, ecco. E lui diceva: quando la mia ragazza mi caga in bocca, la prima cosa che io sento è ovviamente l'odore, prima che mi tocchi la bocca. Ma l'aveva descritto così bene. Poi descriveva tipo se il giorno mangia tipo sapido. Mi parli come se fossi tu questo ragazzo. No. Aveva detto questo mio amico. Oh, volevo dire questo tipo in un subreddit. Ti tenessi sospetto. Non ricordo il nome del subreddit.
Oh, cazzo, bello. Beh, comunque lo mangereste quella merda questo ragazzo? No, 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 no. Non credo, no. Neanche se dovesse piacere a lei tantissimo, insomma. Cosa per che le piacesse tantissimo che tu ti mangi la sua sì, merda. Esatto, le direi comunque. Boh, forse devi cambiare tipo, nel esatto, senso. Sì. Ti vuole per sottomettere così tanto, sì, però. Direi... Tipo, guarda, ti devo confessare una cosa. Mi piace un botto quando tu mangi la mia merda. Io, sì, no, guarda, ok. Però il post di controverso, ho mangiato la merda della mia tipa. Sì, esatto. E non mi è piaciuto, mi sono sentito stuprato. O dislike, ragazzi. Smash those likes. Ma questo è tipo un video su YouTube. Subscribe. I don't know. Vediamo. To Brando's channel. Mm-hmm. I'm saying. Altri subreddit caldi. GTA o Rush si chiama. Ah, guarda quanto ne sa. Tu sei tu navighi qui a Reddit, eh. Anche però mi piace leggere anche Legal Advice, sempre controversi, perché è gente che tipo mette un omicidio e chiede consigli a Reddit. Sei tipo, io che cosa stai facendo? Hai sbagliato tutto, amico. No, vabbè, bro, a mettere un omicidio su Reddit. Su quello della GTA o Russia c'era un tipo che cos'è era... GTA? GTA o Russia, Russia. Ah, ok. Quindi mettono un video e tu devi capire se è GTA giocato o se è qualcosa successo in Russia. E ci sono video dove tu devi, cioè siccome sono ripreso dall'alto, tu ci devi riflettere per capire se è GTA o no. Okay, dai, e c'è un tipo che su questo subreddit ha messo un metodo per far arrestare una persona che non penso si possa dire, perché sennò... Ah, no. Forse se vuoi lo dico lo tagli. Dai, vai, dillo e lo tagli. Allora, sei abbastanza, sei troppo controverso. È controversissimo. Ok, non vai. Non puoi metterlo, fidati. Ok, ok, vai. Praticamente tu vuoi far resta Dropkick. Okay. Ti compri un hard disk. Devi procurarti materiali. Beh, interessante. Io una volta avevo provato a navigare un pochino Reddit, ma con scarsi risultati. Non sapendo come funziona, cioè... Come diventa una merda un po'. Ho trovato solo delle cagate. Come amore, tu ci sei ancora? Che cosa? Cioè, ci vai ancora su Reddit a vedere? Sì, sì. Com'è? Mi è sempre uguale a come è sempre stato, onestamente. Un po' noioso e basta, però sì. Scorri e guardi. Cioè, ma tipo tutti quei subreddit fighi, tipo i dromis. Che poi Reddit al contrario è Tinder. Che esiste. Ma come fai a trovarli? Cioè, ogni giorno Tinder. Tutti votano i post e se interagiscono i top di 24 ore vanno nella pagina frontale di Reddit. È come se Reddit ha una front page comune. Ah, ok. E dato che non sono iscritto a niente, scorro sempre sulla front page e a volte mi salta fuori qualcosa così. Ok, no, ok. Una cosa più di Reddit è la sezione hot. Hot sono i posti quelli che ricevono più like, più commenti, però nel minor numero di tempo possibile, quindi più viral proprio. Sì, sì, sì. E ci stanno cose che rende assurde là. Assurdo. Caldo. Tipo noi rubavamo i post dalla front page per poi. Sì, sì, no, mi ricordo. Vabbè, sì. Diciamo che è una delle prime fonti di meme, eccetera. Sì, vabbè, sì. 4chan invece. No, bro, non sono psicopatico ancora. Anch'io. No, cos'è 4chan? Non sai che cos'è 4chan? No. 4chan è una sezione su 4chan che è l'ultimo, penso, spot di libertà su internet dove tu puoi fare quello che cazzo ti pare. Ah, è sì? L'internet libero a cui tu puoi accedere, sì, ovviamente. Sì. Perché non ci stanno di solito, è tipo Reddit, dei subreddit con delle regole su 4chan, tipo quello dove si parla di politica, tu puoi solo parlare di politica, se no vieni bannato. Musica, arte, poi ce n'è solo uno che si chiama Random, ci puoi mettere quello che ti pare. Ci stanno sia gente che mette cazzate, sia gente che trolla, però a volte questi troll sono tipo... Voglio entrare da qualche parte e fa una strage. Solo che ci sta sicuro qualcuno. Tu magari sei a trollare. Quindi ti fai tutto un piano per trollare dove vuoi convincere qualcuno. Però qualcuno veramente si fa convincere e fa tutto quello che è scritto al posto tuo. E infatti su 4chan ci sono stati organizzati attentati, tutte cose così. Davvero? Sì. Lo shooting si organizzano su 4chan. Shooting di settimana scorsa, tipo. Quali shooting di settimana scorsa? Uno ha sparato un neonazista, praticamente ragazzino, ha ucciso 10 persone. E a scuola uno school shooting? No, non uno school shooting. Ma perché non lo riescono a tenere nelle scuole? Era uno shooting. Bro, portano sempre quella roba fuori dalle scuole, bro. E niente. Questi school shooting una volta erano solo nelle scuole, adesso, bro, stanno impazzendo. Non ci sono più.
Però non ci sono più gli school shooter di una volta. Vabbè, ok. Un tempo mi problema con qualcuno andare a scuola. Andare a scuola e sparare con poi sì. Vabbè, ok. Niente. Cioè, dice sto... che si era radicalizzato su 4chan. Ah, davvero? Oh, demo. Cioè, c'è totale anonimità. Anonimato. Anonimato. C'è totale anonimato. Merda, vabbè, quindi dov'è che è andato a fare lo school shooting? Fuori da una scuola. Oh, Dio, vabbè, ha fatto tipo uno school shooting in un Burger King. Non lo so. Forse anche per strada. Non è stato mi sono formato molto. E invece l'avete visto? Boh, è rotto. Qua che ore sono? Io lo dico per te, eh. Sei tu che devi suonare questa sera. 16, ah no, 17 e mezza. No. 17:48, però onesto. Ah, cioè. È 48, ok. Tenimo questa, no, sì. Caso. Dai. Nel chilling comunque. Sì, sì, qua è perfetto. Ah, se ti presenti con me in anticipo prima volta non sbagli. Dici? Beh. Ma se non è il contrario. Ma troppo in anticipo sembra che non vedi no, l'ora. No, sì, esatto. Sì, 5 minuti. Però no, devi, no, devi arrivare lì un'ora in anticipo con un po' di sbarra sui pantaloni. Dico così. No, quel ok, ragazzi, sono pronto. Ho sì, solo bisogno sì, di un cambio di mutande. Sono così pronto per conoscere Salmon, sì. Salmon. O com'è che si chiama l'altro? Sti cazzi, lascia stare. Non c'è una tipa che suona? Shari. 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 Shari, che poi sembra tipo che stai dicendo Shorty. Sì, sta facendo. Sì, sì, io all'inizio pensavo fosse tipo Shari. 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 No, magari deriva da Shorty. Eh? Shari. Vabbè, Shari. Cosa stai dicendo? Shari? Non lo ricordo. Forse bu- dello school shooting fuori dalle scuole. Servizio del telegiornale dove un tizio di non mi ricordo dove, Bari, non lo so, da qualche parte giù al sud, ha commentato l'atto di un mafioso di fare un'esecuzione a una persona, solo che questo con 10 colpi della pistola è andato davanti così e l'ha missato di tutti quanti. Aspetta, chi è fa un mafioso chi? Doveva uccidere uno. Ah, ok. Con la pistola carica gli è andato davanti, ha sparato 11 volte e ha missato tutti i colpi. Merda. Non ne ha preso uno. E sto cazzo di giornalista diceva: questo è un voto a perdere persino per la camorra, un essere merda, che non è umano. Ce l'ha dissato tantissimo. Real N-word shit, non I'm saying? Doveva quando tipo 50 Cent che ti ha sparato 9 volte e non sono riusciti a ucciderlo. Però l'hanno preso. L'hanno preso, l'hanno preso. Cioè, a me piace un sacco di quella storia il fatto che tipo dice, c'era un meme che lui diceva, quindi 50 Cent regge sui proiettili e Gesù lo regge tre chiodi. 50 Cent più duro di Gesù. Big facts. Merda. Io mi sto perdendo con un'ora di sonno. Un'ora di sonno? Perché? Che ti è successo, campione? Non sono riuscito a dormire. Oh no, perché hai guardato un film horror? Io ieri ho guardato un film che mi ha spaventato ed ero tipo... Io non ho mai visto un film horror in vita mia. No, a me fa un po' paura. Infatti il mio non era neanche horror, era solo un po' thriller. Era tipo... La... Cioè, guarda, no, se lo dico mi sento anche gay. Ok, si chiama tipo l'avvocato del diavolo. Ah, dove Al Pacino fa il diavolo, sì, ah, esatto. Al Pacino, sì. Che non è niente, bro. Cioè, tipo, non tipo so se due fantagenitori facessero un thriller, bro. Bro, meno male che non ti ho fatto vedere Kung Fu Panda 3. Bro, facts. Ma che fine può dire? Niente, bro. Niente, Kung Fu Panda 3 fa cagare, non lo guardare, bro. È tipo Il Padrino 3. L'uno spacca, il 2 spacca ancora di più e il 3 fa schifo. Eppure il 3 è un grande numero, no? No. Ma è il più difficile. Esatto, è ci provano difficile. Troppo. Nessuno vuole fermarsi al 2, del tipo facciamo la trilogia, ora abbiamo fatti 2 sì. E scappano. Perché se non parti facendo la trilogia, cioè già con l'intenzione di farla. E se arrivi il 4 ne tipo il Signore degli Anelli. Sì, esatto. Come Pirati dei Caraibi e Fast and Furious, bro. I due. Se ne fai più di 3, sì. Devi arrivare a 10. Fast and Furious mo stanno a girare a Genzano, vicino a zona mia. È il decimo?
Ma mo le fanno ora le macchine, so, devono fare 10. Oddio, cazzo. Quando ero piccolino non fosse pure 10, me lo immaginavo più cyberpunk con le macchine che volavano. Ma sarà una fatto con le macchine con jet, ma è uguale. No, no, mettono le in jet le macchine. Sì, non sono un grande fan di Fast and Furious, però vedo le spese macchine. Con GTA quei trick sempre. No, io ti garantisco, se che cane sta andando verso 1,50 euro a pagina, li taglio io. Ah, come sì? Sono tagliati di merda, guarda. Ma perché no, li stampi anche tu? Drift, no, li stampo in un posto che non è più bello. I primi due, sì, Tokyo Drift è probabilmente più bello. No, è fatto un bel film, punto. C'è un bel mood, sì. Poi ho visto solo quello. Ah, Tokyo Drift, lo so, non l'ho visto, ma Big G Wind me ne ha parlato talmente tanto che... che so che è caldo. Ecco gli occhi sognanti. Sì, secondo me il 10 vanno nello spazio. Magari avremo l'ultima vera gara dai 100 metri fatta nello spazio con i razzi. Con le Tesla su Marte. Con le Tesla su Marte. Con Elon Musk che diventa il nuovo motore. Il tasto per mollare propulsori ferri. Esatto. Se compra pure Kanye West contro Elon Musk là su Marte, tutti presi bene. Ma Kanye West o Kanye West o Kanye West. Però quando dico Kanye mi sembra tipo da dire Kanye. Sì, però se dici Kanye West. Cioè, non è lui, capì? No, sua madre lo chiama Kanye. Kanye, sì, però anche un po' Kanye. Vabbè, ma io lo chiamo come cazzo mi pare, quell'egocentrico del cazzo. Yeah. Oh, l'appiamo con l'appiamo. Ma prima di chiudere, quanti a quanto sono arrivati i Pirati dei Caraibi? 7 mi sa. 7? No, troppi. Cazzo, Harry Potter. No, 7 secondo sicuro. Me, capito? 7 Pirati dei Caraibi. No, guardiamo, voglio che qualcuno guardi online. Oh, cioè, io non so il telefono. No, secondo me è un numero pari. Beh, 8, o 7 o 8. Voi tipo 42. Vorrei farne un altro. Sì, con Johnny Depp. Senza? Neanche dopo la causa, però? Bro, avete seguito la causa? Ah, ok. Sono perché l'hanno snobbato una volta e ha detto: ah, sì, è adesso che tutti mi amano, bro. Che fallo senza Jack Sparrow. Sì, fallo senza Jack Sparrow. Vedi chi cazzo te lo va a vedere. Ma dicevo che erano sei. Pari. Sì, sei. Okay. Beh, mancano solo 4. Amber Heard l'ha fatto un Pirati dei Caraibi? Sì, in real life. No. Ha raggiato le bottiglie con i bravi. Cioè. Le bottiglie come i pirati. No, vabbè, bro. Si difende il processo. Un saluto, chiaramente. Un saluto. Oh mio Dio. No, Pex. Ok. Bene, sei i Pirati dei Caraibi. Beh. O i Carati dei Piraibi. Caraibi Kid. Le parate delle... Mettono... Voglio vedere Caraibi Kid, bro. Storia di Bob Marley, tipo. Caraibi Kid. Saggio che gli insegno a fumare le cannette. Ma pensi che quando avrai più fan sarai più responsabile con quello che dici nei video? Ma io la battuta sugli school shooter è copiata da South Park. No, quindi... quella è nel chilling, però okay. Dico in generale. Ah, in generale cosa? Se sarò più chill nei sì, video? Sì, se starei più attento a quello che dici, magari, lo so. Ma io tanto adesso ci sto attento come se fossi tipo... Già, famosissimo. Famosissimo, esatto. Questo è il mio top dell'attenzione. Ah, quindi scuole. Già è il massimo adesso. Già sì. Controllare, già... Anzi, già più vado avanti e più va scemando questa cosa, più o meno. Mi sembra di notare. Perché... Oh, perché mi rendo conto che non è così peso in realtà. Cioè, all'inizio, tipo che avevo 200 iscritti, ero attentissimo a tutto. Cioè, come se fossi tipo, davvero, boh, non so, non avessi milioni di iscritti. Adesso mi rendo conto che non gliene frega un cazzo a nessuno, specialmente su YouTube, quindi bella ragazza. Sì, infatti. Poi c'era tutto il periodo di trauma di Twitch, cioè, dove tutti quanti venivano censurati, tra cui ovviamente Sdrumox. E quindi, cioè, ero in para. Poi mi avevano chiuso un account su Instagram. Oh, ma non devi aprire open culo, te? Nah, alla fine non l'ho aperto. Ah, fatto bene. Ci sta così. E come l'uscita di Homies del Gintoki? Ho visto che il commento che spaccava sì. Brutto. Esce domenica il Gintoki. Sì. Sto cazzo esce domenica.
perché questi avevano chiuso l'account su Instagram? Perché il perché per tre strike. Tre strike? Sì. Uno, mio amico ha pubblicato un porno dalle mie storie per farmi un prank. Ah, però me lo ricordo, sì. Gran prank. Gran prank. Un'altra volta credo di aver detto la N-word scritta proprio nelle storie ed è stata bannata. Me lo potevo aspettare. Terza volta, davvero inaspettato, ero al mare, che stavo facendo una storia al sole, sdraiato, e mi passa sopra un mio amico. E suppongo, ma non lo so perché non ci vedevo un cazzo, che si fosse, che si vedesse il cazzo, perché me l'hanno tolto. Dal oppure costume, dal costume, tipo così. Che cazzo gli usciva, bro? Come faceva? Cazzo le palle. Metti che cazzo ne so, cioè, perché io, cioè, nel senso... Cazzo ne so, c'hai il costume largo. Ti cancellano il capito perché come si vede. Sì, esatto, tipo così, non c'è, no? Vabbè, ragazzi, dai. Ringraziamo l'ospite speciale Dropkick. Ospite speciale Dropkick per aver parlato. Grazie, boss. Grazie, boss. Grazie, grazie. È un onore, è un piacere salutare tutti i fanculo. Grande, grande. Salutate Dropkick. Eh? Di cui sei membro... Sono, penso, uno dei primi 5-6. Uno dei primi 5-6, bro. Quindi... Facts. Fattuale, fattuale. Neanche lo devo dire. Ha fatto un remix prima ancora che esistesse Culo Brando, praticamente. Un saluto ai fanculi. E un saluto ai fanculi, un saluto a voi, grazie. Grazie, grazie te, Storma. Marco, grazie alla compagnia dell'energia. Grazie, del piano divino che si è andato a creare. Uh-huh. Marco Memma ancora regna. Marco Memma ancora regna, quindi... Salute. Grande fratello. E buonanotte. Big up. 给你喜欢我的话，献出你的右手，为我比个心。